Care senatrici, cari senatori, mi scuserete, ma voglio rivolgere questo primo discorso soprattutto a quei cittadini che stanno seguendo i lavori di quest'Aula con apprensione e con speranza per il futuro di questo Paese. Il Paese mai come oggi ha bisogno di risposte rapide ed efficaci, all'altezza della crisi economico, sociale, politica che sta vivendo. Mai come ora la storia italiana si intreccia con quella europea e i destini sono comuni. Mai come oggi il compito della politica è quello di restituire ai cittadini la coscienza di questa sfida. Quando ieri sono entrato per la prima volta da senatore in quest'Aula, mi ha colpito l'affresco sul soffitto che vi invito a guardare. Riporta quattro parole che sono state sempre di grande ispirazione per la mia vita e che spero lo saranno ogni giorno per ciascuno di noi nei lavori che andremo ad affrontare. Giustizia, diritto, fortezza e concordia. Quella concordia, quella pace sociale di cui il Paese ha ora disperatamente bisogno. Domani è l'anniversario dell'Unità d'Italia. Quel 17 marzo di 152 anni fa, in cui è cominciata la nostra storia come comunità nazionale, dopo un lungo e difficile cammino di unificazione. Nei 152 anni della nostra storia, soprattutto nei momenti più difficili, abbiamo saputo unirci, superare le differenze, affermare con fermezza i nostri valori comuni e trovare insieme un sentiero condiviso. Il primo pensiero va sicuramente alla fase costituente della nostra Repubblica, quando uomini e donne di diversa cultura hanno saputo darci quella che ancora oggi è considerata una delle carte costituzionali più belle e più moderne del mondo. Lasciatemi in questo momento ricordare Teresa Mattei, che ci ha lasciato pochi giorni fa. Teresa Mattei, che ci ha lasciato pochi giorni fa, che dell'Assemblea Costituente fu la più giovane donna eletta, che per tutta la vita è stata attiva per affermare e difendere i diritti delle donne, troppo spesso calpestati anche nel nostro Paese. Siamo davanti a un passaggio storico straordinario. Abbiamo il dovere di esserne consapevoli. Il diritto e la responsabilità di indicare un cambiamento possibile, perché è in gioco la qualità della democrazia che stiamo vivendo. E allo stesso tempo dobbiamo avviare un cammino a lungo termine. Dobbiamo davvero iniziare una nuova fase costituente che sappia stupire e stupirci. Oggi è il 16 marzo e non posso che ringraziare il presidente Colombo che stamattina ci ha commosso con il ricordo dell'anniversario del rapimento di Aldo Moro.
rapimento di Aldo Moro e della strage di Via Fani che provocò la morte dei 5 agenti di scorta, come lui stesso ha ricordato, Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. Al loro sacrificio di servitori dello Stato va il nostro omaggio deferente e commosso. Oggi bisogna ridare dignità e risorse alle forze dell'ordine e alla magistratura. Sono trascorsi 35 anni da quel tragico giorno che non fu solo il dramma di un uomo e di una famiglia, ma dell'intero paese. In Aldo Moro il terrorismo brigatista individuò il nemico più consapevole di un progetto davvero riformatore. L'uomo è il dirigente politico che aveva compreso il bisogno e le speranze di rigenerazione che animavano dal profondo e tormentavano la società italiana. Come Moro scrisse in un suo saggio giovanile, forse il destino dell'uomo non è di realizzare pienamente la giustizia, ma di avere perpetuamente della giustizia fame e sete, ma è sempre un grande destino. Oggi, inoltre, migliaia di giovani a Firenze hanno partecipato alla giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime della mafia. Vi confesso che mi è molto dispiaciuto non poter essere con loro come ogni anno. Hanno pronunciato e ascoltato gli oltre 900 nomi di vittime della criminalità organizzata, nomi di cittadini appartenenti alle forze dell'ordine, sindacalisti, politici, amministratori locali, giornalisti, sacerdoti, imprenditori, magistrati, persone innocenti uccise nel pieno della loro vita. Il loro impegno, il loro sacrificio, il loro esempio dovrà essere il nostro faro. Ho dedicato la mia vita alla lotta alla mafia in qualità di magistrato e devo dirvi che dopo essermi dimesso dalla magistratura pensavo di poter essere utile al Paese in forza della mia esperienza professionale nel mondo della giustizia. Ma la vita riserva sempre delle sorprese. Oggi interpreto questo mio nuovo e imprevisto impegno con spirito di servizio per contribuire alla soluzione dei problemi di questo Paese. Ho sempre cercato verità e giustizia e continuerò a cercarle da questo scranno, auspicando che venga istituita una nuova commissione d'inchiesta su tutte le stragi irrisolte del nostro Paese. Se oggi davanti a voi dovessi scegliere un momento in cui raccogliere la storia della mia vita professionale precedente, non vorrei limitarmi a menzionare gli amici e i colleghi caduti in difesa della democrazia e dello Stato di diritto che io ho conosciuto. Non c'è infatti un solo nome, un volto che può racchiuderli tutti. E purtroppo, se dovessi citarli tutti, la lista sarebbe, ahimè, troppo lunga. Mi viene piuttosto in mente nel cuore un momento che li abbraccia ad uno a uno. È il ricordo della voce e delle parole di una giovane donna. Mi riferisco al dolore straziato di Rosaria Costa, la moglie dell'agente Vito Schifani, morto insieme ai colleghi Rocco Di Cillo e Antonino Montinaro nella strage di Capaci del 22 maggio 1992, in cui persero la vita anche Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. Non ho dimenticato le sue parole il giorno dei funerali del marito, quel microfono strappato ai riti e alle convenzioni delle cerimonie.
Chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia. Adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro e non, ma certamente non cristiani, sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio se avete il coraggio di cambiare. Ma loro non cambiano. Loro non vogliono cambiare. Vi chiediamo di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza e l'amore per tutti. Giustizia e cambiamento. Questa è la sfida che abbiamo davanti. Ci attende un intenso lavoro comune per rispondere con i fatti alle attese dei cittadini che chiedono anzitutto più giustizia sociale, più etica, nella consapevolezza che il lavoro è uno dei principali problemi di questo Paese. Penso alle risposte che al più presto, ed è già tardi, dovremo dare ai disoccupati, ai cassa integrati, agli esodati, alle imprese, a tutti quei giovani che vivono una vita a metà. Hanno prospettive incerte, lavori, chi ce l'ha, poco retribuiti. Quando riescono a uscire dalla casa dei genitori, vivono in appartamenti che non possono comprare, cercando di costruire una famiglia che non sanno come sostenere. Penso all'insostenibile situazione delle carceri del nostro Paese, che hanno bisogno di interventi prioritari. Penso a una giustizia che oggi va riformata in modo organico, agli immigrati che cercano qui da noi una speranza di futuro, ai diritti in quanto tali, che non possono essere elargiti col ricatto del dovere e che non possono conoscere limiti, altrimenti diventano privilegi. Penso alle istituzioni sul territorio, ai sindaci dei comuni che stanno soffrendo e faticano per garantire i servizi essenziali ai loro cittadini. Sappiano che lo Stato è dalla loro parte e che il nostro impegno sarà di fare il massimo sforzo per garantire loro l'ossigeno di cui hanno bisogno. Penso al mondo della scuola, nelle cui aule ogni giorno si affaccia il futuro del nostro Paese, e agli insegnanti che fra mille difficoltà si impegnano a formare cittadini attivi e responsabili. Penso alla nostra posizione sullo scenario europeo. Siamo tra i paesi fondatori dell'Unione e il nostro compito è portare nelle istituzioni comunitarie le esigenze e i bisogni dei cittadini. L'Europa non è solo moneta e economia, deve essere anche l'incontro di popoli e di culture. Penso a questa politica alla quale mi sono appena avvicinato, che ha bisogno di essere cambiata e ripensata dal profondo nei suoi costi, nelle sue regole, nei suoi riti, nelle sue consuetudini, nella sua immagine, rispondendo ai segnali che i cittadini ci hanno mandato e ci mandano, ci continuano a mandare in ogni occasione. Sogno che quest'Aula diventi una casa di vetro e che questa scelta possa contagiare tutte quante le altre istituzioni.
Di quanto radicale e urgente sia il tempo del cambiamento lo dimostra la scelta del nuovo pontefice, Papa Francesco, i cui primi atti hanno evidenziato i cui primi atti hanno evidenziato un'attenzione primaria, prioritaria verso i bisogni reali delle persone. Voglio in conclusione rivolgere a nome dell'Assemblea dei Senatori e mio personale un deferente saluto al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Supremo garante della Costituzione e dell'unità italiana che con saggezza e salda cultura istituzionale esercita il suo mandato di Capo dello Stato. Desidero anche ringraziare il mio predecessore, il senatore Renato Schifani, per l'impegno profuso al servizio di questa Assemblea. Un omaggio speciale di indirizzo ai Presidenti emeriti della Repubblica, ai senatori a vita e ad Emilio Colombo, che ha presieduto Emilio Colombo che ha presieduto con inesauribile energia la fase iniziale di questa 17ª legislatura, lui che ha visto nascere la Repubblica partecipando ai lavori dell'Assemblea Costituente. Chiedo e concludo ricordando cosa mi disse il capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, Antonino Caponnetto, poco prima di entrare nell'aula del maxi processo contro la mafia. Fatti forza, ragazzo. Vai avanti a schiena dritta e a testa alta e segui sempre soltanto la voce della tua coscienza. Sono certo che in questo momento e in quest'aula l'avrebbe ripetuta anche a tutti noi. Grazie.